Buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Mi parla Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Militare di Studi Politici. Francesco, provo a parlare, che vedo qua. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori, eccoci. Perfetto. Qua in trasmissione Magistroneria Paganesimo. Benissimo, allora riprendiamo le trasmissioni, adesso c'è anche Francesco, l'altra volta non c'era. E niente, riprendiamo un po' le trasmissioni relative. Posso ricordare un appuntamento importante? Sì. Allora, 4 di settembre, domenica, Cittadella, la festa dei Veneti. Tutta la giornata di domenica appunto ci sarà la festa dei Veneti, è la seconda edizione, lo scorso anno si è tenuta sempre a settembre con un successo enorme. Vi ricordo che lo scorso anno abbiamo partecipato con gli stendardi di Reiti, abbiamo fatto una sfilata, quest'anno ci saremo anche quest'anno con gli stendardi di Reiti, sfileremo anche quest'anno, perciò gli ascoltatori che hanno interesse a vedere una manifestazione culturale, e che sottolineo che la festa dei Veneti di Cittadella è una manifestazione culturale ed è importante ed è anche ben organizzata, in cui parteciperà anche la radio col suo stand, in cui parteciperà anche come cantante Erma Medrano, che gli ascoltatori di Radio Gamma 5 conoscono. Ci saremo appunto anche noi con lo standardo di Reitia, parteciperemo alla sfilata come lo scorso anno, e di conseguenza io do appuntamento dopo l'estate, dopo agosto, al 4 di settembre, domenica, Cittadella. Vedremo di essere presenti di più dello scorso anno, meglio dello scorso anno, e comunque date le premesse, dato quello che è successo lo scorso anno con un successo enorme, vedremo di fare qualcosa di meglio, di ampliare anche l'interesse per quanto riguarda le radici venete di certe visioni religiose. Il fatto stesso che noi sfileremo con la Dea Reitia, che è un richiamo alle nostre radici, dà una dimostrazione che se andiamo a scavare sotto, e adesso scavare sotto anche la Basilica del Santo di Padova, come qualche archeologo, qualche studioso dice, ci sono appunto, c'è un tempio dedicato a Reitia. Bene, per chi si vuole ricordare che le proprie origini non sono certo origini cristiane, per chi vuole ricordarsi che le nostre origini sono origini antichissime, per chi sa che nel Veneto esiste una cultura enorme, potente, forte, una cultura in cui ad esempio i diritti delle donne erano superiori ad molte civiltà contemporanee, ha l'occasione di partecipare chi culturalmente, chi come noi con una visione religiosa, alla festa dei Veneti. La festa dei Veneti, lo sapete, è organizzata da Raise Venete, e chi vuole informazioni sul calendario, sulle presenze, sulle iniziative può andare sul loro sito che è raisevenete.net, e invece noi appunto come pagani, come politeisti saremo presenti con la nostra Reitia. Logicamente la manifestazione a quanto so è aperta a tutti, perciò chi vuole ricordarsi del luogo in cui vive, della località in cui vive, di chi vuole ricordarsi della propria origine, della propria cultura, della propria terra, ha la possibilità di manifestare la cittadella. L'importante, e qua dobbiamo ringraziare enormemente Raise Venete, è del fatto di rimarcare che la festa dei Veneti di Cittadella del 4 settembre è una festa culturale. La cultura implica conoscenza, significa esperienza e significa sicuramente non schieramento politico. E questo è importante, per questo noi ci teniamo e ci saremo presenti alla festa dei Veneti di Cittadella del 4 settembre, proprio perché c'è questa volontà di non perdersi in beghe, in cose secondarie, in polemiche, in cose stupide, ma ricordare qual è la nostra identità. E quando si parla di identità è giusto appunto che le identità vengano ricordate, che le differenze vengano rimarcate. Visto che noi viviamo nel Veneto, visto che appunto la nostra terra ha un grande patrimonio culturale, politico, sociale e soprattutto per noi pagani anche religioso, noi ricorderemo anche questo aspetto religioso del Veneto, un aspetto che non è solo storico ma che è anche contemporaneo. Di richiamarci appunto a Reidia, che è una divinità fondamentale nel Pantheon appunto Veneto, è per ricordarci che noi siamo sensibili al genio del luogo ed è anche ricordarci qual è la nostra cultura. E questo è importante in un momento in cui tutti i monoteismi cercherebbero di uniformarsi, in cui si tende a standardizzare la cultura, a standardizzare l'informazione, tutte le cose devono essere uniformate, in cui il politicamente corretto annienta ogni differenza, è giusto che anche noi pagani diamo il nostro contributo a ricordare che esistono le differenze. Le differenze non sono certo motivo di discriminazione, ma motivo di esperienza, di storia. E siccome noi non vogliamo cancellare la storia, vogliamo ricordare le nostre radici, io invito gli ascoltatori a partecipare il 4 di settembre a Cittadella, alla festa dei Veneti. E chi vuole nel pomeriggio può sfilare con la manifestazione che si farà intorno alle mura di Cittadella, e chi si sente legato alla Dea Reitia potrà manifestare con noi sotto i sandali della Dea Reitia. Appuntamento perciò al 4 di settembre. Come va quello che stai vedendo, Francesco? Sì, voi lo sapete, ma Francesco sta parlando, con un occhio gli ho portato il DVD sul rito del solstizio d'estate. E
Come va, Francesco? Sì, no, infatti appunto è venuto fuori bene, stavo proprio osservando, come ricorderete, noi abbiamo festeggiato al Bosco Sacro di Jesolo il solstizio d'estate e Claudio appunto ha fatto delle riprese, io anch'io ho fatto delle riprese. No, le ha fatte Ferdinando, comunque va bene, e abbiamo fatto un CD praticamente, un DVD scusate, delle riprese, adesso c'è un DVD lungo praticamente 35 minuti di rito presso il Bosco Sacro di Jesolo. E il rito era cominciato un po' prima del tramonto, per cui chiaramente le riprese sono venute abbastanza bene, diciamo così, danno un'immagine. Ma anche, anche le riprese notturne che io ho fatto sono venute bene, di conseguenza. Ma ho visto anche altre immagini che sono state fatte, sia la sequenza fotografica che è stata fatta da un'altra persona, sia i piccoli filmati che mi ha mandato anche Alessandro del rito, e danno una documentazione estremamente corposa. Infatti col nuovo sito che sto facendo di federazionepagana.it stavo pensando di mettere questi brevi filmati, che sono filmati da 10-12 secondi, no? Dove si vede Francesco a petto nudo uscire dalle fiamme, sorgere dalle fiamme, molto suggestive come immagini. E in effetti mettere anche queste nel sito, mettere queste immagini di 10 secondi, 12 secondi, cioè brevissimi filmati, che però danno un senso di insieme abbastanza vitale. Perché in realtà quando si parla di riti pagani, il rito pagano ha delle caratteristiche molto particolari, cioè vede le persone, le protagoniste del rito, cioè le persone che manifestano se stesse in relazione al mondo in cui vivono, per cui c'è anche nelle persone una determinazione, una voglia di vivere, una voglia di rimarcare se stesse all'interno del mondo, e queste immagini ne danno un'idea, cioè danno un'idea estremamente forte di quello che è le persone che riaffermano se stesse. Chiaramente le persone riaffermano se stesse in base a ciò che sono, cioè nessuno vuole cambiare le persone, ogni persona ha le sue predilezioni, i suoi piaceri, i suoi desideri, le sue emozioni, e però è in quei piaceri, in quei desideri, in quelle emozioni che rimarcano il loro essere persone, cioè il loro desiderio di affrontare con passione e determinazione la loro vita. E in tutti questi comportamenti che ci sono anche nelle relazioni nei confronti del fuoco è importantissimo, cioè si vede effettivamente questa volontà di rappresentazione delle persone, questa volontà di io ci sono, io vivo, io esisto, che è l'atteggiamento esattamente opposto a quello del monoteista, cioè il monoteista che prega, il monoteista che si sottomette, il monoteista che obbedisce anche a cose di cui non riesce nemmeno a ragionarci sopra. Ed è un modo diverso di vedere e di affrontare la vita, di affrontare la propria esistenza. Chiaramente l'esistenza ti dà miliardi di ostacoli, non è che noi neghiamo l'esistenza degli ostacoli, anzi, però la determinazione della vita ci pone ad affrontarli in maniera con maggior sicurezza e con maggior determinazione. Come va, Francesco? Sì, beh, sai, come tu parlavi del discorso di affrontare la vita, beh, sai, come darebbe questa notizia Marcel Detien? Marcel Detien dice: la buona notizia è che siamo miliardi di politeisti, vale a dire provvisti di molteplici divinità in Africa, in India, in Oceania, Cina e Giappone e in molti altri luoghi. La cattiva notizia la sapete già, ed è che una piccola tribù stanziata tra la Siria e la Cananea si è data di recente un dio collerico e unico che esige dei suoi seguaci in terra sottomissione un solo dio, un solo popolo, una sola terra, e la cui conseguenza è uno dei più spiacevoli errori del tanto debole spirito umano. Sto parlando della verruca monoteista, che spesso fa cancerogena e continua a produrre sotto i nostri occhi le guerre e i massacri tra coloro che si affrontano esclusivamente in nome del bene e del male. Un incidente molto increscioso per errori di qualche monoteista, ma che non deve sorprendere una così lunga marcia dell'umanità con le sue illusioni in milioni e milioni di anni. Guarda, non l'ho scritto io questo, eh? No, l'ha scritto Marcel Detien. Marcel Detien, ed è pubblicato su? Sulla Repubblica. Sulla Repubblica, eccolo qua. Sì, sulla Repubblica, tra l'altro, la Repubblica dell'11 giugno. Dell'11 giugno, sì. Giugno? Giugno, sì. No, allora deve essere sparito fra nell'immenso. Sì, sì. Ecco, tenete appunto che Marcel Detien è un insegnante che insegna in varie università, sia inglesi sia americane, e logicamente dice che essere i politeisti è una buona notizia, che per la vita del mondo il pericolo è il monoteismo, come sempre, come noi sempre l'abbiamo sostenuto, cioè
questo non è solo un convincimento nostro, d'altronde i dibattiti per rimanere in Italia danno una dimostrazione di questo, insomma, comunque c'è l'occasione di parlarne. Ho visto anche in vari posti il dibattito sta sempre più crescendo, cioè non è una sciocchezza, cioè nel senso che anche in posti più qualificati, diciamo così, anche culturalmente, il dibattito fra monoteismo e politeismo sta crescendo. Ma c'è una particolarità che è successa sta settimana e che ti dimostra proprio anche il peso che ha l'avvento del politeismo. Persone forse non è che si siano molto, molto accorte, però se si leggeva attentamente i giornali, a un certo punto viene fuori una dichiarazione di tale Sodano, sapete chi è Sodano?